Non capita tutti i giorni poter assistere a un'esibizione della fanfara dei Carabinieri del 10° Reggimento Campania, premiata e apprezzata in tutta Italia, in particolare nelle regioni del centro-sud, ovunque accolta con grande entusiasmo. Anche Esernia, la formazione, ha dato il meglio di sé, dando valore aggiunto alla manifestazione organizzata per festeggiare 100 anni della Fondazione Rotary, braccio operativo del club che fa della solidarietà, dell'aiuto verso il prossimo, la sua ragione di vita. Tra le iniziative in campo assume particolare rilievo End Polio Now, il cui obiettivo è quello di far sparire per sempre la poliomielite dalla faccia della terra. Obiettivo difficilissimo da raggiungere, ma tutt'altro che impossibile, ha ricordato Mario Giannola, presidente della commissione distrettuale del Rotary Foundation. Ovviamente l'attività della Fondazione Rotary non si limita alla polio, si limita in quanto è estesa anche a tante altre iniziative educative e umanitarie, ma indubbiamente la campagna di eradicazione della polio è la nostra punta di diamante, insomma, alla quale noi ci dedichiamo e ci dedicheremo, e lo stesso board intende dedicarsi finché non ci sarà la dichiarazione della completa eradicazione. Il concerto della fanfara è stato preceduto da un incontro dedicato ai 170 anni dell'inno d'Italia. Giuseppe Pardini, docente dell'Università del Molise, ha focalizzato l'attenzione sulla figura di Goffredo Mameli, mentre il musicista Luigi Vitullo ha ripercorso le tappe salienti della lunga storia legata al canto per eccellenza degli italiani. Perché noi a 170 anni di distanza ci ricordiamo ancora di questo giovane Goffredo Mameli? Perché era un eroe. Ha combattuto e si è sacrificato per la nascita dell'Italia, della patria. Lui parlava all'epoca di doveri e d'Italia. Oggi purtroppo ci sentiamo intorno a parlare soltanto di diritti, di diritti, di diritti. Poi i risultati sono quelli che la disoccupazione giovanile negli ultimi 40 anni è salita, negli ultimi 4 anni, scusatemi, è salita al 40%. Allora qui c'è qualcosa che non quadra. Forse era meglio avere 22 anni nel 1849. Mameli e Novaro, come dire, hanno questa grande visione ispiratrice, che è quella di immaginare 24 milioni di italiani radunati in una grande spianata. Naturalmente ascolteranno il proclama del pontefice che pronuncia le fatidiche parole: fratelli d'Italia, l'Italia si è desta. E dopo ripeteranno queste parole, quasi folgorati dalla bellezza di questi versi. Piano piano si assiste a questa specie di trasformazione, tutti ripetono queste parole e diventano piano piano un popolo, orgoglioso di proclamare la propria identità.